Buongiorno a tutti quanti. Stiamo affrontando da un po' di tempo un argomento che è un po' bello tosto. Signor Germanio, abbiamo avuto in cuore di fare proprio l'inizio dell'anno ecclesiastico, della nuova serie di predicazioni, un argomento che è uno dei problemi più duri a accettare per l'uomo. E soprattutto per coloro che credono in un Dio che è amore e che promette il bene e non il male, accettare quando la vita fa male. Noi sappiamo che chiaramente è così perché ce l'ha detto Gesù, il versetto che è il tema principale di questa serie di predicazioni, questo qua che vedete che ritorna sia nei messaggi miei sia in quelli di Mario, è questo di Giovanni 16:33. Gesù che ce lo dice? Ci dice: vi ho detto queste cose affinché abbiate pace. Nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Indipendentemente da chi tu sia, dall'età, dalla posizione, dal ceto, in questo preciso momento tu sei in uno di questi tre periodi della tua vita. Puoi stai uscendo da un periodo doloroso, per cui c'è stato un periodo in cui hai provato dolore, oppure sei in mezzo a un periodo doloroso, oppure prima o poi stai vedendo all'orizzonte che qualche cosa di doloroso accadrà. Vi ricordate che nella prima predicazione di questa serie vi ho dato un foglio bianco dove dovevate scrivere le cose che vi preoccupavano o che avete trovato che vi hanno portato dolore o che pensate possano portarvi dolore nel futuro. Compilatelo, se non l'avete fatto, e portatelo non domenica prossima, fra due domeniche, dove ci sarà la conclusione di questa serie di predicazioni. Fatelo perché ci serve. Salomone, vi ricordate chi era? Uomo ricchissimo, uomo intelligentissimo, uomo di tanti talenti, che ha avuto un rapporto personale con il Signore, diceva questo, Ecclesiaste 9, versetto 12: l'uomo infatti non conosce la sua ombra, come i pesci che sono presi nella rete fatale e come gli uccelli che sono colti nel laccio, i tuoi figli, così i figli degli uomini sono presi nel laccio al tempo delle avversità, quando essa piomba su di loro improvvisa. Salomone dice: tu non puoi sapere quando accadranno le cose brutte nella tua vita. Sicuramente accadranno, ci saranno momenti felici. Normalmente nella vita degli uomini di media sono più i momenti felici che quelli infelici, ma comunque ci saranno dei momenti di infelicità. E quando siamo infelici, abbiamo visto nelle predicazioni precedenti che vogliamo qualcosa, vogliamo che cosa? La speranza che passi, la speranza che sia un momento transitorio, la speranza che ci sia un futuro dopo quel momento doloroso. E poi abbiamo bisogno di qualcosa, abbiamo bisogno di aiuto, abbiamo bisogno di qualcosa che ci sostenga. Dov'è la nostra speranza? La nostra speranza è in Dio. Pietro dice questo, seconda Pietro, versetto 1, la prima parte del versetto 4. E sempre per mezzo della sua straordinaria potenza, sta parlando di Gesù, egli ci ha dato tutte quelle cose grandi e preziose che ci ha promesso. Ora, di quale potenza sta parlando Pietro? La potenza di cui parla Pietro è la speranza che mi occorre per sopravvivere ai momenti di dolore. E dove trovo la speranza? La speranza la trovo nella parola di Dio. Vi ricordate, nella prima predicazione abbiamo visto Gesù che portava speranza a due donne affrante. Vi ricordate chi erano? Marta e Maria. Avevano un fratello che era morto. Era morto e Gesù non era arrivato in tempo. Vi ricordate come ha confortato Gesù alle due donne? Ricordandogli quello che è scritto nella parola di Dio. Gli ha detto: guarda che tuo fratello risorgerà. Ora, nel brano di Giovanni non è specificato che Gesù abbia citato un preciso passo della Bibbia, ma la Bibbia è piena di promesse,
tra cui c'è anche questa promessa. Vediamo la prossima, Abacuc, versetto 2-4 del secondo capitolo. Il Signore mi rispose: scrivi la visione, incidila sul tavolo, perché si possa leggere con facilità, perché è una visione per un tempo già fissato. Essa si affretta verso il suo termine e non mentirà. Se tarda, aspettala, poiché certamente verrà e non tarderà. Ecco, egli si è inorgoglito, non agisce direttamente, ma il giusto per la sua fede vivrà. Questa è una promessa, una delle tante promesse, delle migliaia di promesse. Nella Bibbia ci sono sopra oltre 6.000 promesse, di cui questa è una. Dio ha fatto oltre 6.000 promesse al suo popolo. Se ti serve la speranza, se ti serve speranza della tua vita nel momento di dolore, qual è la soluzione? Apri la parola di Dio. Apri la parola di Dio. Se ti serve la speranza, non hai che da aprire la parola di Dio. Sono là dentro le risposte. L'altra cosa di cui abbiamo parlato era l'aiuto. L'aiuto, questa era due settimane fa. Vi ricordate una parola un po' strana? Paracleo, paracletos, che significava consolazione, consolatore. E avevamo detto che questa parola in originale significava qualcosa a cui io mi posso appoggiare. Il consolatore è qualcosa che sta al mio fianco e a cui mi posso appoggiare, che mi sostiene nel momento di difficoltà. Sì, ma come? Perché sapete, paracletos, lo spirito di Dio, il consolatore, è spirito. È spirito, non si vede, non lo posso vedere, lo posso intuire, perché io sono anche una persona spirituale, noi siamo una parte fisica e una parte spirituale, per cui con lo spirito possiamo intuire che abbiamo Paracletos, che abbiamo lo Spirito Santo a fianco. Ma io sono anche in un mondo fisico dove mi serve di vedere l'azione dello Spirito Santo che sta a fianco della mia vita. Ora, esiste uno strumento con cui Dio, Gesù, agisce e fa vedere Paracletos, lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio? La risposta è sì. La risposta è: lo strumento visibile con cui agisce Dio si chiama grazia. La parola di Dio, la Bibbia, dice che l'aiuto di cui ho bisogno Dio me la dà attraverso la sua grazia. Ora c'è da capire che cos'è la grazia di Dio, perché per poter capire la grazia di Dio devo soprattutto capire dove trovo la grazia di Dio. Ci sono moltissimi versetti nella Bibbia che parlano di grazia, ma ce n'è uno in particolare che ci spiega il potenziale della grazia, quello che realmente fa la grazia di Dio. Vediamo la prossima. È 2 Corinzi, versetto 19, la prima parte. Qui è Paolo che parla. Egli, sta parlando del Signore, di Gesù, egli mi ha detto, due punti aperte virgolette, scusate, le parole testuali sono state dette a Paolo: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Ma guardate un attimo questo versetto, ci sono due cose da vedere. Prima cosa è, due punti aperti virgolette, questa non è una conclusione a cui arriva Paolo, non è che tramite la sua vita ha detto: io penso che in fondo, per tutto quello che ho visto, io mi devo far bastare la grazia di Dio. No, no, questo è, due punti aperti virgolette, Gesù mi ha detto, parole testuali di Gesù. Ricordatevi che Paolo parlava con Gesù, Paolo era stato ripreso da Gesù sulla via di Damasco e gli aveva detto: Paolo, Paolo, ma perché mi perseguiti la mia chiesa? Perché perseguiti i cristiani? Per cui Paolo aveva questo tipo di rapporto. Paolo parlava con Gesù. Sono esatte parole. L'altra cosa che voglio che guardate è il tempo bastare, riflessivo. No, no, è sempre quello. No, no, prima. Ok. Si dimostra perfetta e mi ha detto: la mia grazia ti basta. Ti basta. Questo. Però ve lo devo illustrare con un'illustrazione. Allora, ti basta non è congiuntivo, non è ti basti, non è, magari abbiamo fatto anche qua, non è meglio, ok.
basta, non ti basti. Cosa significa? Paolo non gli sta dicendo, Gesù lo sta dicendo a Paolo, ti basti, c'hai questa quantità di grazia, ti deve bastare. Perché? Perché questa quantità ti basti. Io penso che la quantità ti basti. È un ammonimento, guarda, guardo nel serbatoio e ti dico che beh, in fondo, per quello che sei, per quello che stai subendo, per quello che è la tua vita attuale, beh, quella quantità di grazia che ti ho dato, beh, secondo me basta, deve bastare, te la devi far bastare, fatela bastare. Ma qui hanno così direttamente tradotto con l'indicativo, che è ti basta, Significa che la grazia di Dio non è una quantità specifica nel momento. Non è che Dio ci mette dentro un po' di grazia e ce la dobbiamo far bastare. Ma significa che il Signore ci dà grazia quanto? Quanto serve? Quanto serve a riempire completamente la nostra situazione nel momento che la stiamo attraversando? Significa che la mia grazia ti ha riempito fino all'orlo, basta, perché non c'è altro spazio. Perché la mia grazia ti basta. Tu sei pieno della mia grazia. Tu sei completamente pieno della mia grazia. È una constatazione. Guardo e vedo che il serbatoio è completamente pieno. In questo momento, perché io sono pieno, perché io ti riempio di grazia. Anzi, molto di più, perché la parola che è usata, archeo, ti basta, ha due significati. Uno è che la mia grazia è molto più che abbondante. La mia grazia va fuori, è ridondante, va oltre, è molta di più, è tanta di più, è tanta. Non solo ti basta, ma va anche fuori, è eccedente quello che ti serve. Ma la parola archeo significa anche che la mia grazia, che la grazia è archeo, uno scudo. La mia grazia non soltanto ti riempie, ma la mia grazia è uno scudo con cui io ti circondo, ti tengo sano, ti tengo al coperto, ti tengo protetto. La mia grazia ti basta, è qualcosa che ti avvolge completamente, è una barriera. Allora, vogliamo rileggere quel versetto sostituendo queste parole? Allora, rileggiamo. Egli mi ha detto, la mia grazia è più che abbondante, è una barriera perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Questo è quello che voleva significare Gesù. La mia grazia ti riempie completamente. La mia grazia non è che te ne do un po', io te ne do tutta quella che ti serve in questo momento, nel momento che attraversi, e che ti protegge da quello che stai attraversando. Tu potresti dirmi, Marco, però un attimo, tu non hai idea di quello che sto attraversando io, o che attraverserò, o che ho attraversato. Vi ricordate Paolo che cosa gli aveva fatto? Mi dai il versetto completo? Ok, che cosa? Leggiamolo tutto quanto. Con Seconda Corinzi da 12. Capitolo 12 da 7 a 10. E perché io non avessi a insuperbire per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi affinché io non insuperbisca. Tre volte ho pregato il Signore perché allontanasse da me. Egli mi ha detto, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie, per amore di Cristo, perché quando sono debole, allora sono forte. Chi è che è mai caduto dentro un roveto? Io sì. Io sì. Io sono caduto una volta da ragazzino, andando in giro vicino a casa, mamma, eravamo pieni di rovi lì vicino, mi sono ficcato dentro un roveto. Per fortuna c'era mio fratello e mi ha tirato fuori. Ora sapete che le spine dei rovi non soltanto fanno male per contatto,
ma hanno in sé la capacità di creare delle infezioni, delle infiammazioni per rendere più dolorosa la spina. Talvolta alcuni roghi sono velenosi, per cui se, non in Italia, ma ci sono roghi in altre parti del mondo dove tu vieni punto, muori per la puntura del rogo. Quando hai una spina nella carne, l'unica cosa che puoi fare è che qualcuno la tolga via, che te la tiri via. Paolo stava vivendo una situazione di vita già non facile di per sé, perché vi ricordate, Paolo era stato lapidato, messo in carcere, contestato da chiese come quella di Corinto, che a lui aveva piantato, che diceva: ma tu non sei il nostro capo. E erano per lui come una spina perenne nella carne. Attenzione, la parola che è usata carne è sars, che significa non la pelle, ma il muscolo proprio. Non è che Paolo non stava dicendo c'è una spina qua sopra, no, c'è una spina piantata nel muscolo in fondo, in profondità. E Paolo sa bene che non è un caso che c'è quella spina, ma che dice? Un angelo di Satana, qualche cosa voluto dal di fuori, qualche cosa di cui non è responsabile Paolo e non è responsabile Dio, non è responsabile nessuno se non Satana. E per questo prega a Dio una cosa ovvia, gli dice: Signore, levamela. Pensa tu, senza questa, io faccio tutto questo con la spina nella carne, no? Ma pensa tu, se non ho quella spina, quante altre cose posso fare? Ti prego, liberati da essa. E per tre volte Gesù come risponde? Come risponde Gesù? Non risponde, no, attenzione. Gesù non ha risposto, no, Paolo. Ha risposto un'altra cosa. Gesù dice a Paolo: Paolo, io ho fatto molto di più. Io ho fatto molto di più di toglierti la spina. Io ti ho dato la mia grazia, ti ho riempito fino a traboccare della mia grazia, e io ti ho dato la mia protezione tramite la mia grazia. Nel versetto non c'è scritto di che cosa si trattasse, non lo sappiamo. Io penso che volutamente Dio ha impedito a Paolo di esprimere quello che era la sua spina. Perché? Perché così noi non possiamo confrontarla, perché noi, sapete, siamo tanto bravi a comparare le disgrazie nostre con quelle degli altri, dire: ma io, la mia disgrazia è la mia più grossa. Per cui se Paolo avesse detto che aveva, che ne so, un dolore al ginocchio, diceva: mamma mia, un dolore al ginocchio. O se fosse stato, come sembra anche, che ci fosse dovuto a una persona che andava davanti a Paolo a mettere discordia nelle chiese che lui aveva fondato, diceva: ma a me succede anche di peggio. Allora la parola dice: è una spina nel fianco, una spina nella carne. Ma sappiamo che il grande Paolo, colui che aveva parlato direttamente con Gesù sulla via di Damasco, doveva convivere con qualcosa che gli faceva male, lo ostacolava costantemente ed era deliberatamente un'opera di Satana. Ora, come avresti reagito se tu, pregando, quando vedi che quello che ti succede è opera di Satana e tu stai servendo un Dio immensamente buono, Dio ti dice: io non intervengo perché già sono intervenuto. Per qualche cosa che sai di poter pregare, qualcosa che sai che Dio vuole, come guarire una malattia, salvare un matrimonio, far cessare una persecuzione, e Dio sembra dirti no, sembra dirti no. Sapete, è tanto umano credere che Dio non veda, oppure che ci sia addirittura Dio che è contro. Vi ricordate qualche Mario all'inizio della serie di predicazioni ha predicato proprio: sei arrabbiato con Dio quando Dio vede il male, dice: Dio, ma perché non agisci? Alzi il pugno al cielo. Sapete, la Bibbia è un libro onesto. Se fosse stato un libro da adepti, avrebbe mostrato la vita di tutte persone perfette, di tutte persone che avevano una vita meravigliosa, che erano dei supereroi della fede. Invece la Bibbia è un libro onesto, ci fa vedere uomini e donne come me e te che sbagliano, si arrabbiano e vanno contro Dio. Mi dai la prossima immagine?
Questo è un versetto di Giove. Ora purtroppo Dio mi ha ridotto senza forze, ha desolato tutta la mia casa, mi ha coperto di Dio, sta parlando, mi ha coperto di grinze, e questo testimonia contro di me, la mia amarezza si leva ad accusarmi aspramente, la sua ira, l'ira di Dio, mi lacera, Dio mi perseguita, Dio digrigna i denti contro di me, il mio nemico aguzza gli occhi su di me, Dio mi dà in balia degli empi, mi getta in mano ai malvagi. Eppure le mie mani non commisero mai violenze, la mia preghiera fu sempre pura. Questo è quello che diciamo, ma Dio perché? Perché non intervieni Dio? Perché non mi ascolti? Perché mi dici no? Perché? 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 Cosa avresti fatto se tu fossi stato, come Paolo, un grande della fede, quello che faceva tanto? E si trovava nella situazione di avere una spina piantata profondamente dentro un muscolo. Avresti alzato il pugno al cielo a dire perché, 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 come diceva Giove, perché non è giusto? Sorprendentemente Paolo, pur essendo uomo, non reagisce come ha reagito Giove, ma ascolta e capisce quello che sta dicendo Gesù. Paolo, la mia grazia è meglio della guarigione. Paolo, la mia grazia è più della guarigione. La realtà del mondo è che Satana sempre vuole il male per te perché tenta di portarti lontano da Dio. Ma la realtà del mondo di Dio è che lui ti fornirà sempre una grazia sovrabbondante che formi una barriera per proteggerti e tenerti vicino a lui. Sempre questo accade. Paolo ha ascoltato quello che dice Gesù e invece di contestare la non decisione di Dio di aiutarlo a togliere, ha costruito sulla grazia, ha costruito su quella grazia che non gli levava la spina ma gli dava molto di più. Come? Possiamo prendere quattro aspetti con cui con questo concluderemo, ad esempio per il comportamento di costruire sulla grazia. La prima è questa: il dolore mi rende umile. Paolo dice: e perché io non avessi ad insuperbire? Per schiaffeggiarmi affinché io non si capisca? Se tutto ci va bene nella vita, se tutto ci va bene nella vita, è possibile che aumentiamo a vantaggi. Hai visto? No, sono bravo. Sono troppo cagliato. Ho fatto questo, è andato bene. Ho fatto quello, è andato bene. Ho fatto quell'altro, è andato bene. Tutto quanto, Madonna, quanto so cagliato. Madonna, quanto so esperto. Il dolore non è voluto da Dio, è voluto da Satana, lo dice il versetto. Ma ci riporta due piedi per terra, ci riporta sulla terra. È una cura drastica al nostro materialismo e ci fa mettere in prospettiva una cosa importante, che cosa sia importante nella nostra vita. In questo periodo, che voi sapete è abbastanza doloroso per la nostra famiglia, più volte ci siamo ritrovati a parlare con Gianni dicendo, ci diciamo a vicenda, hai capito? Hai capito che bisogna fare questo invece di fare quest'altro? Che non bisogna progettare, bisogna progettare, ma non dobbiamo attendere per fare quello che sentiamo di dover fare, perché la vita è adesso e domani potrebbe non esserci. Ci dà una prospettiva del adesso è possibile, se devi fare una cosa devi fare adesso. Le cose importanti della vita sono i rapporti, non sono i conti in banca. I conti in banca pagano le tasse e pagano le cose da comprare, ma i rapporti umani, quello che tu fai come credente, quello con cui tu ti rapporti con le persone, quella è la cosa importante. E il dolore fa questo, dice, oh, la cosa importante è quello che sei, non quello che hai. La seconda cosa, il dolore mi ricorda che non sono un supereroe, non sono una supereroina. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze. Il dolore che cosa fa? Ci rende deboli. Ci rende deboli. Bisognosi di aiuto. Quando abbiamo un dolore abbiamo bisogno del medico. Ci ricorda che i lupi solitari nella vita finiscono sbranati. Non posso fare da solo, non posso curarmi da solo, non posso continuare da solo.
Abbiamo bisogno di aiuto sempre, lo troviamo disponibile in maniera più che abbondante nella grazia di Dio. Terza cosa, il dolore restituisce a Gesù il volante della mia vita, affinché la potenza di Cristo, dice Paolo, riposi su di me, la potenza di Cristo. Nel dolore, Gesù è al comando. Nel dolore Gesù è al comando. La sua potenza, Paolo dice, si riposa, poggia, appeso su di me, la potenza di Cristo, si riposa sulle mie spalle, soprattutto quando la vita fa male, soprattutto quando non vedo una via d'uscita. E infine, il dolore mi fortifica. Paolo dice, perché quando sono debole, allora sono forte. È un ossimoro, si dice, in letteratura, significa una cosa che indica l'altra, come il ghiaccio bollente. Allora quando sono debole sono forte, la mia forza è lasciare che Dio usi la mia debolezza per mostrare la sua potenza, non la mia forza. Allora, dice Paolo, sono realmente forte, quando tramite la debolezza che è in me, che sono uomo, riesce a produrre frutto e gloria per Dio, allora sono veramente forte. Allora, una domanda: pensi che sia più forte Dio o il male? Se Dio afferma che la grazia è meglio della guarigione, se Dio afferma che la grazia è più della soluzione, se Dio afferma che la grazia è la barriera che ti salva, allora cosa dovrete dire? Cosa del potere? Tutto questo è possibile a tutti quanti. La potenza di Cristo è disponibile a tutti. La grazia che riempie e la barriera è disponibile a tutti, ma c'è un ma. Devi aver risposto a Cristo, devi aver riposto la tua fede in Cristo. Io ti chiedo, lo hai fatto? Hai riposto la tua fede in Cristo? Hai riposto tutte le tue speranze, tutte le tue preoccupazioni in Cristo? Se non lo hai fatto, scegli di accettare la grazia, di essere riempito dalla grazia di Cristo che può portare la tua vita avanti. Se vivi nella fiducia invece della promessa di Gesù, se già hai accettato quella grazia che ti riempie e ti protegge, allora questa è la promessa con cui vi lascio questa domenica prossima. Gesù dice, non aver paura, piccolo gregge, sta parlando della sua chiesa, del corpo di Cristo, perché il Padre vostro ha voluto darvi il suo regno. Questa è la potenza di Cristo, questa è la grazia di Cristo, questa è la grazia che riempie e protegge coloro che hanno creduto in Gesù. Andiamoci a pregare. Grazie Signore, grazie Padre della tua grazia, grazie di questa grazia che mi riempie, che ci riempie e ci protegge. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito o sei stata colpita da qualcosa che hai ascoltato, prega assieme a me queste cose nel tuo cuore. Sì Signore Gesù, io voglio essere umile. Io voglio essere umile, non voglio insuperbire, non voglio far finta che solo che ce la faccio da sola, ma io voglio avere la tua grazia che mi riempie, voglio che la tua grazia mi riempie e mi protegga. In questo momento che sono nel dolore, o per il dolore che ho vissuto, o per il dolore che sta per venire. Io voglio ricordarmi che non sono un supereroe, non sono una supereroina, e che senza di te io non posso fare assolutamente nulla. E io voglio dare il volante della tua vita a te, Gesù, perché tu possa riempirla tramite la tua grazia ed essere fortificato tramite la tua grazia, Signore Gesù. Tutte queste cose te le prego nel tuo nome. Amen.